Sugli spalti del Pala Elettra abbiamo l'onore di avere la presenza di Achille Polonara, giocatore della nazionale. Molti abruzzesi, gli abruzzesi lo ricorderanno come colonna del Teramo Basket in Serie A. Polonara oggi gioca a Reggio Emilia ed è il fratello di Valerio Polonara, che è il centro dell'Amatori. Ecco, intanto volevo chiedere, siamo solo nell'intervallo, come ti è sembrata questa realtà della Serie B nella quale è compenetrato tuo fratello Valerio? Io sono molto contento di essere tornato, diciamo, da spettatore in questo palazzetto, bellissimo palazzetto. E a Pescara la pallacanestro si sente, quindi sono contento che mio fratello è venuto a giocare qua, perché comunque Otessa è una bellissima città, anche comunque la società è una bella società, è una città storica. Sì, sicuramente ho iniziato grazie a lui, perché lui, avendo 7 anni più di me, già giocava, quindi diciamo anch'io sono nato in un campo da basket, perché di conseguenza i miei genitori seguivano mio fratello, quindi mi ha fatto venire lui questa passione. E niente, sono contento perché comunque il nostro rapporto è molto legato, nonostante comunque lui giochi in Serie B, io giochi in Serie A, quindi quando posso lo vengo a vedere, lui fa lo stesso, quando può viene a vedere me, quindi sono contento e siamo molto uniti. Siete molto legati. Come è rimasto il rapporto con l'Abruzzo dopo i lunghi anni trascorsi a Teramo? L'anno dopo forse che è fallita a Teramo mi mancava tantissimo, perché comunque io ho passato 5 anni a Teramo, fantastici. Comunque mi sono trovato molto bene con la gente, con la città, con la società e con l'Abruzzo intero, perché comunque è una bella regione dove la pallacanestro sta vivendo un buon momento, quindi mi è dispiaciuto un sacco per Teramo e per la città, perché comunque a Teramo la pallacanestro era tutto, quindi sono rimasto legato a molte persone, mi ci sento tuttora e spero che un giorno Teramo possa tornare ad alti livelli. Il tuo attuale momento mi sembra che sia un momento molto felice, sia per la nazionale che per Reggio Emilia. Sì, stiamo vivendo un buon momento con Reggio Emilia e basta guardare che gli anni passati comunque non è mai stata terza a fine giorno di andata, quindi sicuramente è un buon inizio stagione per una squadra che è solo al terzo anno in Serie A. E speriamo di continuare, di concludere ancora meglio il campionato, però per ora sono contento.